Donnarumma, cosa fai Donnarumma? Mamma mia, con Godi Leao. Sì, è stata una bella rovesciata, ma ramba perazza di Donnarumma. Donnarumma fischiato. Poi parliamo di Skriniar, mamma mia. E me, guarda, dica agli interisti, meno male che vi siete tolto questo Skriniar, guarda. Ah, Acerbi è molto meglio di lui, guarda. Mamma mia, oggi Skriniar voto 2. Vabbè, fece un gol perché si è trovato lì, ma poi alla fine, eppure ragazzi, quando Leao è in serata di grazia, ragazzi, gira tutto in Milan, guarda. E io dico sempre, come ho fatto la Juventus, obiettivamente, a vincere con questo Milan, meno male, guarda. Meno male che in campionato, diciamo, sta facendo schifo, no? Però in Champions, la musichetta. Quando sento musichetta in Milan, ragazzi, è DNA, ragazzi, DNA, DNA. Intenditori di DNA Champion, nonno. Buonasera Dambare Palermo. Stasera commento il Milan, tanto la Juventus sta in bye, ma non ci siamo purtroppo. Il Milan, diciamo, gli ultimi 10 minuti si è arraccato in difesa perché giustamente, sai, dopo aver fatto una bellissima partita. Mentre noi a Fiorentina facciamo 95 minuti, qui si fanno soltanto gli ultimi 10 minuti, ma ci sta, un conto però, cioè, fare, insomma, mettere l'autobus gli ultimi 10 minuti, con Paris Saint-Germain, ma un conto mettere l'autobus con la Fiorentina, capito? Quindi, Pioli, Piolin va bene oggi, milanista, perché tu, sai, avrei partito e dici, Pioli, vattene via, vattene via, no, oggi è Pioli in soffire, via. Comunque, detto ciò. Il Milan secondo me ha meritato, al di là che il Paris Saint-Germain ha fatto più possesso palla, i tiri sono stati uguali, 16 e 16, ma i tiri in porta il Milan ha tirato più 2 volte, no, 8 volte e il Paris Saint-Germain 6 volte, no? Il Paris Saint-Germain ha preso la traversa, ma il Milan si è mangiato tantissimi gol all'inizio, ragazzi, minchia. Però diciamo che mi sono piaciuti, allora il Milan dico la verità, tutti mi sono piaciuti, ma ripeto, Leao è stato proprio in stato di grazia. Leao quando fa quelle falcate, quando dribbla, sterza, fa. Leao ragazzi è imprendibile. Minchia, ma peccato che sto giocatore non è, diciamo, continuo. Peccato veramente. Perché quello lì gioca sempre così, ragazzi. Minchia, sarebbe uno dei più forti esterni proprio in Italia e anche quasi in Europa. Minchia, Leao ragazzi veramente. E poi si è girato giro. Skriniar, sì. Aspetta. Minchia, ragazzi, è salito proprio nel grattacielo, là, nel Duomo di Milano. Ha superato a scrivere in un modo proprio, vabbè, lì Donnarumma non ci poteva fare niente, però Donnarumma, diciamo, oltre la papera da rovesciata di Leao, non l'ha presa proprio centrale proprio, ma poi ha fatto due miracoli Donnarumma, quindi Donnarumma oggi dai voto 6 e mezzo Donnarumma, no? Ripeto, Milan mi è piaciuto tutto, i centrocampisti pure Musa, Unirola, Musa mi piace, io pure la Loftus, Loftus, questo Loftus mi piace pure, c'è no campo, c'è no campo, mi ha giocato proprio bene 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 bene, ma Renders ha giocato pure bene, quindi rimane l'unica nota stonata del Milan, dico Pulisic oggi voto 4 perché è stato l'unico che non ha azzeccato manco un passaggio, niente. Pulisic oggi proprio, si è mangiato il gol nel primo tempo. E poi niente, poi ho visto anche i fratelli Hernandez. Io non pensavo, io lì per lì, minchia, proprio anche preciso uguale i fratelli Hernandez, identici, due terzini. Però quello del mio è più forte. C'è una bella punizione lì, Donnarumma ci ha messo la manadona là. Ripeto, deludente. Allora, il Paris Saint-Germain, diciamo, il primo tempo in due o tre passaggi arrivava subito in porta perché là c'hanno giocatori, anche il suo Vitigna qua mi è piaciuto pure. Vitigna, Dombele. E veramente Hakimi, insomma, c'hanno giocatori molto veloci. Ma però parliamo anche di Mbappé. Grande Mbappé, questa sera fece Ufrappé, ha fatto, guarda, tutti che in questo calcio moderno sapete dicono Mbappé è più forte di CR7, più forte di Messi, più forte di quest'anno, più forte di Haaland, insomma è, posso dire, è un top player, no? È anche un fenomeno in questo calcio moderno, però insomma paragonare a CR7 stiamo qua, perché all'età sua, sai, CR7 già ha vinto già, un pallone d'oro e una Champions, attenzione, no? Manchester, quindi stiamo qua. State calmi, tutti questi paragoni. Ripeto, è un grande giocatore, ma un fenomeno in questo. Ma con me non ha fatto niente. Cosa ha fatto Mbappé? Niente. Se hai guardato la partita, Mbappé. Oggi, ripeto, deludente per Skriniar perché ha trovato il gol perché si trovava lì. Ma Skriniar oggi pure. Oggi a Skriniar voto 3.
Ma perché fece un gol? Dai, vabbè, discreto, 5. Metto 2 punti del gol. Mascherini, Mbappé oggi, proprio, hanno fatto schifo. Ha giocato meglio Dombele, praticamente, di Hakim. E Nani si è fatto una bella partita pure. E, ripeto, nel Milan mi è piaciuta la cattiveria agonistica che ci ha messo in campo il Milan. Questo proprio, non, anzi, onesto, per quello che abbiamo visto in campionato, sì che la Champions, appunto, è un'altra musica, ma non pensavo, onestamente, ero convinto che stasera perdeva il Milan. Io se giocava a scritta ci mettevo X2, vedendo le prove deludenti con la Juventus, con l'Udinese che ha perso in casa. Veramente, con un aveva pareggiato, però vince 2-0. Quindi ha fatto delle prove veramente, ripeto, un mesetto che Milan è in crisi. Ma vedere forse con questa vittoria, forse si è, magari le cose cambiano. Tutti che dicevano il Milan uscirà da questo girone perché è difficile, c'è Dortmund, c'è Newcastle, poi c'è meno. Intanto, io ho detto che Milan passa, addirittura ho detto anche prima. Forse non ce la fa anche prima, ma secondo me ce la fa. Perché Milan, insomma, questa vittoria ha fatto tanto, perché ora poi c'è la Borussia in casa e potrebbe vincere di nuovo, e quindi potrebbe andare al secondo posto. Poi se meno gioca con Newcastle, e poi se meno volendo può vivere, che vince, vince, perde, quindi la prossima dovrebbe vincere con Newcastle, e quindi poi se meno va al primo posto, e o Milan in caso di vittoria con Borussia va al secondo posto. E poi, certo, poi c'è giustamente l'ultima partita, che Milan giocherà con Newcastle, che si fermerà a 4 punti secondo me. Però in casa quello vuole andare magari in Europa League, giustamente, e poi lì c'è Dortmund, mi pare, Parigi c'è me. Quindi diciamo, vabbè, già sarebbe una grande vittoria. Con Borussia già ha buone chance di passare, però devi vincere con Borussia. Secondo me la partita clou, oltre questa, ma quella ancora di più con Borussia, quella proprio non si può sbagliare, caro milanista, capito? Quindi ha meritato, i miei ragazzi, ha fatto una grandissima partita. Ripeto, quando Leao è in serata di grazia, gira tutto il sistema Milan. Giroud si è girato, Giroud ha stesso, addirittura c'è Skriniar. Io non so, tra l'altezza di Giroud e Skriniar stanno là, non vorrei che fosse chi là, Skriniar sia un po' più alto di Giroud, ma vedi che Giroud si è proprio saltato il grattacielo, cioè piscava cara Skriniar, ce ne vuole, attenzione. E Mbappé, proprio prova deludente, va bene? Comunque, ti saluto camionista, ben per te, sono contento per te. Comunque, diciamo che, dico sempre, ci devono essere noi là, però non lo so. Cosa, che strada facevamo insieme con questa Juve. Va bene, camionista, quindi niente, la Lazio ha vinto con Fena, la Lazio è secondo posto, ma magari un girone, diciamo, atipico, un girone scarso che la Lazio, che la passeranno Atletica e Lazio sicuramente. Va bene? Ti saluto, milanista. Ciao. Quando sento la musichetta sto milanista, c'è sempre, vino Milano scarso o mediocre o forte, c'è niente da fare, ragazzi, DNA è così. Ragazzi, l'anno scorso in semifinale arrivò Milano, quest'anno che tutti dicono no, non ce la farà, no, sì, poi vediamo, capito? Quindi ragazzi, dammi merito alla fine, è così, la verità è questa. L'interista ovviamente appena segnò Skriniar, ha visto gol dell'Hexa, tutti contenti, poi alla fine milanista ci dice te piglia del lengua. Si è girato Giroud e Skriniar out, Mbappé out. Interista, ascolta a me, no? Che ce n'ho pure per te stasera. Vedi che salti con una ceba, ascolta a me. È venuto dal Rupacco 60 milioni di euro. È fatto, guarda, un affarone. E Marotta ha avuto l'occhio anche lì, hai capito? Dice, io, ma dammi i soldi che c'ho ai cerbi in difesa. E anche Pavard, pure che ho fatto di Skriniar attualmente. Saluto, ciao. Buonanotte, milanista. Comunque, Leao, ragazzi, minchia, Leao, mi fece impazzire Leao quando fa le girate, cosa, doppio passo, chi lo ha, affondo col sinistro, si gira, grande Leao, capito? Veramente Leao, rega, inga, così, e sto Leao, se fosse continuo, sarebbe uno dei più forti al mondo, proprio, almeno tra i primi 5. Leao, meravigliamo, eh? Perché ti dico, milanista, ciao.